Organizzazioni mafiose storiche italiane hanno fatto registrare ampie trasformazioni, assumendo formule organizzative e modelli di azione sempre più multiformi e complessi. Le mafie sono cambiate. Evoluzione del metodo mafioso. Tra intimidazione, forme varie, corruzione, aria grigia. Altro piccolo flash. Le mafie sono cambiate, ma la loro identità è sempre legata al raggiungimento di potere e ricchezza attraverso l'accorto uso della violenza agita o minacciata, anche se le forme sono cambiate. Ma la cosa ancora più preoccupante è che quasi un 10% in Italia dichiara oggi che le mafie sono un problema di letteratura. Allora ragazzi, fa onore alla vostra scuola e ai vostri dirigenti avere, e poi voi siete stati bravissimi, perché ci avete creato anche delle emozioni. Il nostro impegno però è trasformare le emozioni in sentimenti. Dobbiamo evitare un'emorragia di umanità. Se andate sui siti, voi siete bravissimi, poi oggi questi qui sono bravissimi. Andate a vedere il sito della stampa di Torino, archivio storico, 1947-1948. Trovate, ad esempio, che il sindaco, un bravo sindaco di un paese della Val di Susa di nome Giaglione, scrive al prefetto di Torino per chiedere gentilmente più soldi per le bare. Ho detto più soldi per le casse da morto, perché tanti nostri italiani cercavano dal sud e non solo di arrivare attraversando la Valle Stretta per andare in Francia, per la stessa ragione, il lavoro, la libertà, la dignità. Siete affamati di conoscenza, allora età anche noi. Inquietudini positive. Io lo so che voi desiderate nutrirvi non di parole, ma avete bisogno di opportunità, di concretezza. In Italia 2.300.000 giovani hanno terminato la scuola e non trovano lavoro.